sto cadendo e diciamo cadendo in maniera becera sempre di più nel mio ateismo, e ci tengo a specificarlo veramente. E una persona me l'aveva detto un tempo, anche uno che trasmetteva lì, ha detto: più vedrai che prima o dopo andrai dentro nell'ateismo. E proprio me lo, non voleva essere una predizione questa, però ha indovinato. Proprio io veramente mi crogiuolo dentro il mio ateismo, perché non cercherò veramente di non essere violento, anche se veramente lo sono dentro, quando sento le religioni che attaccano veramente in maniera schifosa, perché questa è una maniera schifosa per attaccare. Eh sì. Ma proprio è proprio, vedi, la violenza religiosa. E questa e questo è come integralismo islamico, è la stessa identica cosa. È la stessa infamia con cui sono sempre della stessa matrice. Certo. Ecco. Certo. E viva Einstein. Einstein che diceva: se credere significa credere ai dogmi, sono il più grande ateo di questa terra. Se credere significa meravigliarsi del circostante, sono il più grande credente. Ok. Ciao. Ciao, grazie. Pronto? Volevo dire che se non vai in galera neanche Maniero, non vado in galera io perché faccio uno scherzo in radio, hai capito? Esiste qualcosa di peggiore che andare in galera, ma non ha importanza. Vediamo un attimino alle anagrafe dei primi cristiani e degli ultimi pagani. Il signor Arcangelo Paglialunga viene ad affermare. Vediamo un attimo. Pronto? Ciao, sono la Susanna. Ciao Susanna. Senti, volevo prima di tutto mi associo a quello che ha detto Giampaolo. E comunque io vado oltre e voglio dire che ho riconosciuto alcune voci. E sono delle persone che si dicevano molto amiche di Franco. Comunque lasciamo perdere. Non ha importanza, lasciamo perdere lo stesso. L'importante è che siano registrate, dopo ci penseremo. Senti, volevo farti una domanda, no? Sì. Se potevi dirmi la differenza tra il modo di vedere il comunismo, cioè sono trasmissioni, tu avevi detto... avevi parlato di Campanella, no? Sì. Pronto. Mi avevi detto la differenza che c'è fra Campanella, il modo di vedere il comunismo di Campanella e di, cioè, l'utopia di Thomas More e come si chiama? Platone e Marx. Ti ricordi? Mamma mia. Domanda troppo. No, è un massacro più che altro. Un massacro. Sì, no. Comunque ti do due indicazioni in brevi, bene? Sì. Ok. Sì, grazie. Ciao. Grazie. Sì. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Allora, vediamo un attimino. Il comunismo di Platone e il comunismo di Campanella sono dei comunismi utopistici in cui si delinea una società precostituita. Cosa dice Campanella? Siccome viviamo male in questo modo, la società dovrebbe essere migliore, io invento con la Città del Sole un modello sociale per stare meglio. Ma il modello sociale che lui inventa, come Platone nella sua Repubblica, sono dei modelli a priori, cioè praticamente si legge il modello sociale in cui si vive e si dice: queste sono le storture, dunque io costruisco un sistema sociale diverso. Però il problema è un altro, il problema è che il sistema sociale in cui viviamo è divenuto attraverso migliaia di anni. Per cui cosa succede? Succede che non è questo un modello perfetto, il modello perfetto della società è quello che costruiamo giorno per giorno, rivendicando libertà e adattando i nostri comportamenti rispetto agli altri. Il comunismo marxista, al di là dei tentativi di metterlo in pratica da Lenin a tutti gli altri, ha la prerogativa di non essere definito. Cioè Marx non ha mai definito una società comunista. Marx ha definito alcune cose che portavano al comunismo.
Tant'è che la sua società comunista doveva venire, doveva formarsi quando il capitalismo si sarebbe esaurito, cioè avrebbe esaurito la propria spinta trasformatrice e si sarebbe ripiegato su se stesso, superando la necessità del lavoro. Per cui le teorie marxiane della società non sono precise. Nello stesso manifesto del Partito Comunista del 1848, Marx delinea alcune cose che non vanno bene da cambiare. Una fra le altre cose era la scuola obbligatoria per i bambini, che i cristiani mai si sognavano di mandare a scuola i bambini. Cioè, il manifesto del Partito Comunista serviva per riparare alcune storture che esistevano e migliorare. Per esempio, il servizio militare obbligatorio per tutti. Cosa significa questo? Che se tutti quanti vanno a fare la guerra, se tutti quanti sanno usare un fucile, questo era il discorso a priori, sarebbe stato più difficile condizionare la società, in quanto tutti potevano difendersi, tutti potevano sparare. Cioè, il comunismo marxiano non è un comunismo definito, mentre invece il comunismo di Tommaso Campanella e il comunismo di Platone nella Repubblica sono delle costruzioni a priori. Se tu prendi quelle costruzioni a priori e le metti in pratica, in realtà non fai altro che distruggere il divenire umano. Perché? Perché non esiste nessuno che sia in grado di sapere dove andranno gli esseri umani fra 15, 20 anni, 30 anni. Cioè, quali sono le situazioni che si produrranno introducendo questa o quella variabile. Allora, non esiste una teoria del comunismo fissa. Quando uno fa una società del comunismo fissa, in pratica fa una dittatura. Una dittatura che può migliorare le condizioni di vita, può cambiare le strutture, può dar vita ad alcuni sogni, però alla fin fine cosa succede? Succede che gli individui che sono educati all'interno di una struttura gerarchica, cristiana, eccetera, alla fin fine affronteranno la soluzione dei loro problemi come gli è stato insegnato nel catechismo. Diranno alle persone: mettiti in ginocchio, qua comando io. E alla fin fine andrà sempre, sempre, comunque a finire in quel modo. Perché? Perché non è la costruzione della libertà, è il tentativo di sistemare delle storture partendo dal presupposto che gli uomini siano perfetti e creati da un Dio perfetto. Per cui ogni società comunista, da Tommaso Campanella a Platone e anche gli esperimenti leninisti, erano indubbiamente che dovevano andare a finire così, anche se secondo me hanno portato molti vantaggi ai sistemi sociali. Vediamo un attimo. Pronto? Ciao, sono Marco. Ciao Marco. Senti, io vorrei aggiungere anche questa frase, quello che stai dicendo, perché se vuoi puoi commentarla anche per arricchire un po' il discorso, perché vedi, quando tu parli, naturalmente parli dal tuo punto di vista, vedi le cose dal tuo punto di vista. Spesso gli scontri con l'ideologia cristiana e la società, no, avvengono perché dall'altra parte qualcuno pensava in modo differente e vedeva un modo di comporre la società. A volte forse anche non con lo spirito proprio di distruggere la società, magari di volerla costruire, solo che nel frattempo facevano un sacco di sbagli. Un prete ha detto l'altro giorno: non dimentichiamoci che abbiamo molto da farci perdonare, ma se questo mondo non è un immondezzaio, si deve ringraziare, ma se questo mondo non è un immondezzaio, deve ringraziare la Chiesa. Allora, naturalmente... Non mi metto a ridere, Marco. Sì, sì, no, ma voglio dire, tu pensa che c'è dell'altra gente, dall'altra parte, tu vedi le cose dal tuo punto di vista, altra gente vede, perché per parlare così, o sono in mala fede o sono in buona fede. No. Sì, beh, non c'è alternativa. No, non c'è alternativa. Allora, supponiamo, no, che siano in mala fede, allora queste cose vanno bene per gente che ha le fette di prosciutto negli occhi e lasciamo perdere. Supponiamo invece che siano in buona fede. Loro non accetteranno mai nessun'altra variante, fino a che hanno la possibilità di condizionare la società, sia dal punto di vista morale, religioso, economico, eccetera, mai. Quindi tu, per esempio, sei una voce che grida nel deserto, per capirsi, no? Sì, sì. Ecco, tranquillamente, quando anche tu magari dai l'anima per fare, una riflessione profonda su quelli che sono certi aspetti, non so, del marxismo, del socialismo, del comunismo, eccetera, dopo questi qua sono passati sotto il tritacarne, no? Sì, vabbè, ma io ho voluto dare una risposta a una radioascoltatrice. Esatto, ma quando si arriva, no, ad avere, per esempio, non so, il 70-80% delle persone
che tengono in piedi una certa ideologia e questi dicono se il mondo non è un immondezzaio è per merito nostro, hai voglia di levargli anche un briciolo di potere. Ma, vedi, esistono delle persone a cui non gli levi assolutamente niente, cioè esistono delle persone con cui non avrai mai una relazione. Ecco, ma perché sono convinti di aver fatto del bene, capisci quello che voglio dire? Ovviamente, ma anche chi dava, metteva in funzione le camere di sterminio nazista era convinto di fare del bene, per levare questa feccia dall'umanità, insomma, dalla faccia della terra. Cioè, sono convinto di questo, non è solo Hitler che ha fatto i forni crematori, c'erano tanta gente che si dava da fare perché funzionassero. Ed erano convinti di fare del bene. Sì. Il lavoro rende liberi, c'era scritto fuori, dei campi di sterminio. Ecco, è qua che mi piacerebbe capire se profondamente erano in quel momento convinti di fare del bene o se nel frattempo riuscivano a vedere anche le assurdità che commettevano. Loro erano convinti di fare del bene nel male. Perché vedi, esiste una stortura mentale in cui arrivi a fare quello tranquillamente. Capisco, però vedi Claudio, quando io per esempio, non so, parlo, non so, divulgo idee tipo, non so, vogliamoci tutti bene, eccetera, però quando, per esempio, mi è capitato anche poco tempo fa, ho avuto davanti una persona che ne ha fatte di tutti i colori, per fortuna avevo mia moglie che mi ha trattenuto, se no la sfasciavo. Ecco, in quel momento credo di fare del bene, però ero in contraddittorio, ero in come si può dire, non ero coerente con quello che è il mio pensiero. Ma non esiste una struttura di pensiero al di là delle nostre sensazioni, dei nostri bisogni corporali. Cioè, il pensiero deve essere il riflesso di quello che noi abbiamo dentro, non viceversa. Cioè, non cambiamo le carte in tavola, Marco. No, ma non so se mi capisci. Cioè, se il fine giustifica i mezzi, no? No, anche i mezzi determinano il fine. D'accordo, però vedi, ecco, quando però tu poi, in un tipo di società costruita come è costruita, mantenere un certo tipo di potere, mantenere un certo tipo di idee, eccetera, devi ricorrere anche a quello e trovi che è giusto fare anche così. Ah, ma indubbiamente alcuni lo fanno, sono ecco, d'accordo con te. Ma perché sotto sotto sono convinti di fare del bene alla società. La Chiesa adesso, quando il Papa si dice noi siamo pentiti e chiediamo perdono per crimini commessi contro l'umanità, io voglio dire, c'è più coraggio nel chiedere perdono in questo caso o nell'aver commesso, ci vuole più coraggio a chiedere perdono o commettere questi crimini? No, è una faccia di tola, come si dice, cioè una faccia di merda, e ti dico subito perché. Perché il problema vero è che questi crimini non sono stati fatti commessi da uomini malvagi, ma sono stati commessi per ordine, per bocca del loro Dio, cioè quella stessa persona davanti al quale mettono in ginocchio milioni di bambini tutti i giorni. Allora il problema è questo, se quel Dio ha ordinato di fare delle cose malvagie, tu lo annulli. Se non hai il coraggio di annullare quel Dio, è perché hai bisogno di continuare a fare delle cose malvagie. Sì, ma non è messo, col perdono del Papa, non è messo assolutamente in dubbio la discussione teologica su Dio. Cioè, Dio non è messo in dubbio, Dio non questo viene toccato. Questo punto no. Viene toccato solo. E questo che è una porcheria quello che sta dicendo. Dio non viene messo in discussione. Sta in questo. Dio rimane quello che è con i concetti teologici che hanno portato avanti per 2000 anni questa religione. È per questo che chiedere perdono è una presa per il culo, capisci? È una presa in giro. Cioè lui sta prendendo in giro la gente perché lui sta preparando dei nuovi campi di sterminio. Ed è questo che a me mi brucia, capisci? Mm-hmm. Comunque, ciao. E purtroppo non so ancora dove andranno a parare questi campi di sterminio, perché se lo sapessi potrei agire e già denunciarli, invece non so dove li costruiranno e quale situazione sociale metteranno dentro. Questo non lo so, l'unica cosa che posso fare è costruire le persone affinché siano in grado di affrontare lo sconosciuto. Ma quali saranno allora i nuovi nemici di questa chiesa? Non è importante, io lo scopo è quello di costruire le persone pronte ad afferrare qualsiasi cosa si presenti davanti. E questa è la stregoneria. Ma certo che, come si può dire, una società che sta in piedi con, non so, con i maestri che ti insegnano la strada giusta, la morale, la religione, eccetera. Io gli ho già detti i termini per distinguere, Io gli ho già detti i termini con cui, cioè, qualunque cosa tu prendi, c'è nel Vangelo, in quel Vangelo che non ti dico di chi è, no? Comunque sempre di Gesù, che dice c'è un pescatore che butta la rete in mare e pesca tanti pesci piccoli, in mezzo ai pesci piccoli c'è un pesce grosso,
Il pescatore saggio butta i pesci piccoli in mare e si prende il pesce grosso. Dopo me lo dici a che Vangelo l'ho tirato fuori? Ma non lo conosco mica così quel brano. Lo so. Ma solo perché questo evangelista conosce la conoscenza, no? Il pesce è la conoscenza. Tu non troverai nessun Vangelo ufficiale questo. Anche qui è un bel discorso perché so, certi Vangeli non sono stati accettati. È finito, è andato bruciato. Ecco, vedi. Allora. A questo evangelista, comunque ti dico anche chi è, se ti interessa, è Tommaso Didimo, no? Il gemello, quello che passava per gemello di Gesù, quello che mette il dito nella piaga, no? Sì. E che è stato condannato dagli altri evangelisti. E viene condannato da Gelasio I il corrotto, quello che distrugge i Lupercali a Roma, quello che dice al re: io sono il tuo padrone, tu devi diffondere la mia morale, un miserabile di questo genere, no? E quello gli scatenano una guerra, perché alcuni centri gnostici hanno preso questo Vangelo. Ed è un Vangelo in cui c'è proprio lo sviluppo del Dio che sta dentro l'essere umano. Se vuoi dopo ti leggerò qualche altro passo. Guarda che è talmente opposto agli altri Vangeli, è un Vangelo, si potrebbe usarlo come un Vangelo pagano, è talmente opposto agli altri Vangeli che è un'aberrazione. Ecco, quello che mi piacerebbe capire veramente bene è come, va bene che la Chiesa dice che loro hanno fatto sotto ispirazione del Spirito Santo questa scelta, questa cernita di Vangeli. Ma mi chiedo come mai, insomma, solo quattro Vangeli era lo Spirito Santo? Vanno bene e quelli altri no, cioè vorrei sapere se quello... Sai chi era lo Spirito Santo? Erano i soldi di Costantino con cui hanno fatto i viaggi a Nicea per condannare Ario. Sai, con la parola Spirito Santo, ecco, non vorrei che avessero coperto alcune cose. Partiamo sempre dalla buona fede, io almeno... No, a quel tempo non c'ero e allora... Forse ecco anche per questo le volte che non credo a chi mi vuole insegnare delle cose, perché dico non c'ero io, non c'eri neanche tu, mi dici che quello che mi dai, mi passi è vero e poi guardo le opere, guardo quello che avete fatto, comunque loro dicono che hanno fatto molto più del bene che del male. Ai posteri laudo la sentenza, allora. Sì, ci sarà. La sentenza ormai è già tutta emessa. Ecco, vabbè. Ciao, di saluto. Ciao Marco, ciao. La sentenza è già stata messa ed è una condanna senza appello. Beh, vediamo un po' sta anagrafe dei primi cristiani, allora queste lapidi. Questo, non so neanche come definire questo giornalista, Arcangelo Paglialunga, a un certo punto dice: ah, che belle fa le lapidi dei cristiani, dove sono infarcite di speranza. Mentre invece quelle dei pagani, che si alzano agli dei mani, spesso con scritte che sottolineano la tristezza della morte, perché tutto finisce. Ricordate bene che da qualsiasi enciclopedia si legge mani, nella religione romana l'enciclopedia dice sono spiriti divinizzati degli antenati, morti concepiti come benevoli, manes buono. In pratica gli dei mani altro non erano che gli spiriti degli antenati, cioè quegli antenati che sono diventati degli dei, vorrei sottolinearlo. Non il morto che aspetta la resurrezione, per cui se c'è della tristezza per chi ha perso qualcuno, questo è un altro discorso, ma quei morti sono diventati degli dei nel paganesimo, cioè hanno trasformato la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, mentre un cristiano che ha distrutto tutto può solo aspettare nella promessa della resurrezione, e questa è una porcheria. Però siccome Angelo Paglialunga viene pagato dal Vaticano, o comunque lui si dedica molto a questi articoli vaticanisti, religiosi, eccetera, probabilmente gli conviene più sparare ste cazzate. E cazzata per cazzata ne un'altra. Ho un ritaglio da un giornale che dice: intelligenti si nasce, scoperto il gene che stimola la mente. Beh, è una stupidaggine, chiariamocelo subito. L'intelligenza è la capacità umana di descrivere problemi da soluzioni date, cioè prima si risolvono i problemi e dopo si descrivono, e l'intelligenza è una capacità descrittiva, per cui è una stupidaggine. Pronto? Qua. Buongiorno. Buongiorno. Cioè Lilli. Ciao Lilli. Senta, mi pensavo una roba su tutto questo, come una mamma, per quanto che ne faccia un figlio galoccio di riguardo, che si avvidi e che le sbaglia, che fa mal. E qui chiama Erigio, penso che sappia di tutti gli errori che ha fatto Cisa. Brava. Ma il galoccio di riguardo come mamma, e mi dice Boni, invece bisognerebbe anche in altre mamme di capire cos'è il male e chiamarlo per suo nome, che se mai
Ma è difficile, ma è difficile questo. Quando si ama una persona, sia un uomo che un figlio, perché anche un uomo, no? Non ti vedi tutti i difetti, ti sopporti tutto, perché per amore si sopporta. Ora, anche politicamente diventa sta roba qua, tra le persone, perché è sempre diverso, ma parliamo di amore di mamma, che dice che è il più grande. Diverso, ma so parlare. Ecco, per me, anche per me è il più grande, ecco, che esista. Però non è che non si vede, non si vuole, si veloce di riguardo, perciò io risa che accesa sbaglia, io risa che non possiamo andare avanti così a mantenerli, che mamma anche muore bisogna che, non che se anni che il seminari vodi, e mamma anche muore invece cosa si che resta. Ecco, capito, perché io ridise vieni, ma nessuno va più fuori. Certo. Ecco, nessuno va, pochi, no, nessuno, pochi. Sì, sì, sì. E chi che va, a fede, grande, e dopo non so chi sia in mezzo, perché per andare non so che convenienza che sia, hanno sono stato in mezzo, va bene? E ora non che sia il bene neanche fra di ori, che sia l'invidia, che sia tutto, e ora che vuoi insegnarne tutto, che sia tutto, quello che sia di umano su tutti quanti. Solo che se si ama, se galoccia di riguardo, ora si sopporta dal marito i corni, fa sopportare Dio, dai moglie i corni. Non si sente pesante se che trova tutte le scuse, ma può arito io gai ritiro, non capendo che io avevo visto bene farsi ritiro, e questo diventa. E region purtroppo se questa, però secondo me sa, i seminari se vodi, che sono pochi dei vecchi, che sono poco, daremo avanti, non tanto. Finché hai da spendere, ma non so dopo cosa che possa comprare, perché non ti puoi comprare l'amore. L'amore non si compra, l'amore per fede, l'amore per questo non si compra. Allora sai che c'è tutta questa gente che non ha più vocazione, come sia sto fatto, vuol dire che tanti che averti oggi, se no io avrei vocazione. Vi saluto, buongiorno. Ciao, arrivederci. Allora, con l'amica Lili siamo abbastanza d'accordo. Io ho sempre un debito con l'amico Girelli, che da un sacco di tempo devo andare a trovarlo, gli avevo promesso entro ottobre andavo a trovarlo, invece sono stato un grandissimo bugiardo nei suoi confronti. Girelli è uno dei guardiani, è uno di quelli che si è fatto in quattro per riuscire a mantenere vivo un pensiero, una speranza. Lui dal punto di vista anticlericale. E perché dico questo? Perché ho conosciuto un altro personaggio di quel tipo, ed è un Domenico Bufalini, l'ho conosciuto a Pordenone, del quale ho comprato Non siamo ombre rosse, e io vorrei sto Domenico Bufalini di farlo venire in trasmissione. Lui praticamente si considera un indiano, e nel suo libro a pagina 94 dice: gli edifici di culto, parlando degli indiani d'America, gli edifici di culto, le opere parrocchiali, case per i preti, per i pastori, scuole confessionali e in certi casi negozi, empori, alberghi e altre strutture che con la religione avevano attinenza, solo perché i promotori erano religiosi, sono sempre stati finanziati con i soldi della BIA, che è l'ente governativo americano per gli indiani. Ciò in molti casi ha sottratto risorse ad investimenti molto più vitali, opere di irrigazione, ambulatori, ospedali, case e impianti igienici. Cioè, vorrei dire questo, i cristiani non si limitano soltanto a saccheggiare il pensiero degli esseri umani, ma saccheggiano la loro vita, le loro necessità. Cioè, la costruzione della miseria messa in atto dai cristiani è una costruzione sistematica, scientifica. Cioè, il governo degli Stati Uniti, che ha soldi per gli indiani, che potrebbe finanziare delle opere per gli indiani, preferisce finanziare una struttura di controllo che è la Chiesa, piuttosto che finanziare gli indiani d'America. Comunque, sto signore Bufalini è simpaticissimo, veramente un personaggio delizioso, e spero di potergli dedicare una trasmissione che se la faccia lui, io gli farò solo da regia, se riesco a convincerlo a venire in radio. E oltretutto è qui di Vicenza ed è molto legato alle nazioni indiane. Bene, detto questo, vi faccio un piccolo preambolo del discorso che farò sui paganesimi. Allora, perché farò i discorsi sui paganesimi? Perché dall'analisi che faremo su questi piccoli paganesimi, vi parlerò del paganesimo urrita, poi parlerò del paganesimo lituano, il paganesimo magiaro, il paganesimo basco, cioè dei sistemi generali del paganesimo, come i vari popoli, piccoli popoli, perché non sono i grandi paganesimi tipo romano, tipo greco, ma di piccoli,
costruiscono le relazioni fra loro e il mondo circostante, il loro sentire fra loro e il mondo circostante. E ogni paganesimo ha le sue caratteristiche, ha le sue glorie e le sue miserie, i suoi fallimenti. E noi faremo questo discorso di analisi dei paganesimi perché stiamo lavorando per costruire il paganesimo come religione. E questo non avveniva da 1500 anni. Cosa va dentro al paganesimo come religione? Perché vogliamo costruire il paganesimo come religione? Innanzitutto non è la religione, come siete abituati, di tipo monoteista, la religione che piega gli esseri umani al suo volere, ma è al contrario, cioè è una religione che si arricchisce di ogni specifico sentire di essere umano, cioè è una religione che fa della percezione soggettiva il dogma del suo essere religioso, per cui non piegare gli esseri umani ad un concetto, ma piegare il concetto agli esseri umani, cioè ai loro bisogni, al loro sentire, al loro desiderio di espansione. Ed è importante fare questo perché altrimenti ogni guardiano, ogni apprendista stregone, ogni pagano, ogni volta si trova da solo ad affrontare il mondo, cioè si trova da solo a dover sbattere la testa contro i mulini a vento. Ora, se noi siamo 5, 10, 15 pagani, tutti diversi uno dall'altro, perché le nostre percezioni sono diverse, i nostri divenuti sono diversi, i nostri passati sono diversi, questo non significa che dobbiamo in 5, 10, 15 spaccarsi la testa individualmente contro il mulino. Possiamo mettere insieme le cose che ci rendono comuni, le cose che ci fanno stare insieme e con le cose che ci stanno a fare insieme cercare di sbattere insieme la testa contro il mulino. Invece di essere la testa di uno che va a sfasciarsi, la testa di 10 che forse possono anche non sfasciarsela. Questa è la costruzione del paganesimo. E facendo analisi di questi paganesimi andiamo a vedere le cose che ci piacciono e le cose che non ci piacciono, le cose che noi sentiamo e le cose che non sentiamo, le cose che esaltiamo e le cose che condanniamo. Quando prima l'amica abbiamo parlato della diversità fra due concetti di comunismo, no? Cioè il concetto marxiano da una parte e i concetti di Campanella e la Repubblica di Platone dall'altro, no? In realtà gli abbiamo anche dato una risposta indiretta. Che cos'è che noi vogliamo fare? Vogliamo costruire le persone, però non tanto perché noi vogliamo costruire le persone a nostra immagine, ma vogliamo fornire degli strumenti affinché le persone non siano necessariamente in ginocchio. Cioè, se io ho solo il cattolicesimo in una società, cercherò di costruire la libertà partendo dal cattolicesimo. Ma se io in una società ho 50 strutture filosofiche diverse, ho la possibilità di appoggiarmi a questa o a quella per costruire il mio cammino. Per cui non sono più costretto entro dei muri grigi, ma ho delle possibilità di scelta. Questo è ciò che stiamo cominciando a fare. Pronto? Ah, sono Andrea. Ciao Andrea. Io non riesco a capire come mai la gente non riesce ancora a capire chi è sta marmaglia qua oltre Tevere. Cioè basta guardarsi intorno, tutte le banche che ci sono, si potrebbero anche fare i nomi, Banca Antoniano, Santo Spirito, Cattolica, cioè c'è tutte banche dei preti. Ecco. E cosa che serve ai preti e banche? Per fare opere di bene. Non penso che se io vado in una banca dei preti e chiedo un prestito me lo danno gratis, per fare un bene. Mi chiedono il 10%, 15, 20 di interesse. Quello che ti chiede un'altra banca. Ora, sta gente qua. Dopo non voglio neanche dire, cioè, del frate che ha arrestato a Palermo. Perché... Ma quello per avere una prossima volta. E chi sei a mafia? Sai, è un po' labile. Ormai robe se chiare, se limpide, se... In Colombia chi sei che comanda? In America, cioè... In Inghilterra, cioè, ormai è limpido il discorso, cioè, in Italia, né altri, è la nostra disgrazia più grande, se che abbiamo l'oltre Tevere e mi tocca mantenerlo e a fior dei miliardi e chissà dove andremo a finire con quella gente là. E i costi morali, i costi sociali? Senza contare quei, perché... No, contiamo quei prima. Sì, va bene, anche quei.
ma è di Dio elevarmi anche a libertà, perché non pensiamo che sto governo... Voglio dire, dietro ci sono sempre loro, Sì, ma indubbiamente, ma noi non ci interessa il governo. Facciamo finta che in qualsiasi governo, dall'estrema destra all'estrema sinistra, noi ci va tutto bene. L'importante è la libertà del fare per costruire il potere di essere. Comunque io capisco uno che ha interesse andare dietro a quella gente lì, ma uno che proprio non ha nessun interesse ancora a crederci a queste robe qua, non so, ormai è una roba che, cioè, più chiara di così, non so. Ok, ciao Claudio. Ciao Andrea, ciao grazie. Beh, in effetti ha ragione l'amico Andrea, però più che questioni di ordine politico, di gestione del potere, ricordiamo sempre che la gestione del potere è sempre fatta nell'ambito di leggi, di imposizioni, di dogmi, cioè è sempre fatta all'interno di certi muri. Non è possibile, a meno che uno non voglia fare la rivoluzione, allora paga quello che paga. Non è possibile andare fuori da questo, per cui l'unica possibilità che abbiamo è di avere dei governanti, fra virgolette, il più onesti possibile, diciamo il più onesti possibile, non diciamo altro. Dopodiché il nostro compito è quello invece di fare un discorso religioso, cioè un discorso di principi fondamentali che portano a sviluppare l'essere umano. Allora, se c'è un dogma che dice tu sei in ginocchio, bene, io nel paganesimo metterò un dogma della libertà soggettiva, è un valore inviolabile. Capisci? Cioè cercherò di costruire quei dogmi che non mi potranno mai ritorcere contro, perché se io dico la libertà soggettiva è un dogma, nessuno può dire mi go la parola del Dio, perché se la libertà soggettiva è un dogma, questo lo spiglia, lo manda a cagare. Questo è importante ed è quello che cercheremo di individuare con queste analisi. Rispondo a un'altra telefonata, poi vediamo un attimo. Pronto? C'è Mario che sta arrivando, per cui magari chiuderemo qui la trasmissione. Allora, aspetta un attimo, va Mario. Pronto? Sì, sto andando. Per cui quello che a noi ci interessa è prima di tutto analizzare alcuni paganesimi, mettere in corso alcuni principi e poi da quei principi vedere a costruire il nostro paganesimo. E il nostro paganesimo lo costruiamo insieme a tutti i pagani e a tutti gli apprendisti stregoni. Bene, io vi ringrazio di avermi ascoltato. Ricordo che sono ancora in trasmissione fra le 19 e le 20 a leggere il libro dell'Anticristo. Io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera, se qualcuno vuole approfondire. E vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è un indirizzo postale, casella postale 53 Marostica Vicenza. Allora, io sono ancora in trasmissione fra le 19 e le 20, leggerò il libro dell'Anticristo e dopo magari prenderò qualche telefonata. Arrivederci e a risentirci, vi lascio con Mario.